Si è svolta domenica 8 luglio a San Pietro in Fine la prima edizione della corsa di carrozzelle alla memoria di Pietro Mascio, organizzata dalla Prologo. 16 piloti tra giovani e veterani hanno corso a bordo delle pesanti monoposto, sfidando, oltre alla difficoltà propria del circuito, anche le temperature elevate. Il vincitore di questa edizione è stato Simone Vecchiarino. Descrivici questa grande emozione. È stata una bella manifestazione, ringrazio tutti i partecipanti, tutti la Prologo, il mio progettista Pino Di Zazzo, Marco Berrillo, tutti quanti. Ora raccontaci un po' di segreti, dai, svelaci. No, i segreti purtroppo sulle carrozze non vanno mai svelati perché è un mito che non si svela, però ci tiene molto impegnate c'è da lavorarci e da studiarci sopra, perché le carrozze sono un enigma. Si correva dall'89, mi sembra, se non sbaglio, dall'89. Mi ricordo mio zio quando ne ha 20 anni, che ora ne tiene 47, e lui è stato uno insieme a Gianfranco, insieme a Roberto Vetrella, Toni Vetrella. Sono stati i campioni, hanno vinto a San Pietro, hanno vinto a paesi fuori, Rocca Secca, San Giovanni in Carico, Atina, sono andati là, hanno vinto da tutte le parti. Una bellissima giornata, ci ricordiamo del passato, i nostri padri, i nostri nonni. Da quanti anni corri? Ma prima volta. La prima volta che corri? Sì. Vedendo questi ragazzi correre è proprio una grande emozione, perché ricordo i miei trascorsi nelle corse di carrozzella. Organizzare una manifestazione tradizionale del nostro paese che non veniva organizzata dal 2004 e abbiamo riscontrato un successo sicuramente importante, con parecchi partecipanti e euforia del paese, sia di bambini che di adulti, ragazzi, un po' di tutte le età. E quindi ci proponiamo come obiettivo quello di riorganizzare a breve oppure l'anno prossimo di nuovo la manifestazione, cercando di trovare collaborazione anche nei paesi d'intorno che hanno la nostra stessa tradizione, per creare una competizione sana. Tu sei un veterano, quindi diciamo non senti molta tensione? Quest'anno la sento abbastanza. Abbastanza? Sì, perché quasi quest'anno scappano tutti quanti. Come ti è sembrato il percorso? Stupendo, stupendo. Bisogna solo scendere. La carrozza rispetto agli anni passati è differente oppure si comporta più o meno allo stesso modo? È migliorata e basta. E il pilota? È peggiorato. È un brivido bellissimo. L'adrenalina a quanto sta? A 3000. Bellissima giornata che ci ricorda i tempi passati, quando già abbiamo fatto queste manifestazioni. Questo primo memorial a Pietro Mascio ci mollerà sicuramente per i prossimi anni a fare tutti gli anni questa manifestazione. Un ringraziamento a tutti i partecipanti, alla Protezione Civile e maggiormente alla Prologo, che si è impegnata profondamente per questa bellissima manifestazione. Sono contento e sicuramente faremo molto 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 di meglio, anche in collaborazione con gli altri paesi vicini.